viene e parla, il signore può muovere una critica e ha guardato il Partito Democratico e viene qui. No, vi va, e va rispettato, qualsiasi cosa dica, va rispettato. Pochi secondi, poi lascio il luogo ai padroni di casa. La critica che molte persone fanno al modo di fare politica del 5 Stelle è quello che alla fine di concreto a casa non si porta nulla. Chiedete a questi signori come mai si è perduta l'occasione di fare un accordo col Partito Democratico per cambiare il presidente. Vi chiedo una cortesia incredibile, di tacere e di ascoltare questo signore che muove una critica. Poi risponderò io e non vedo l'ora di rispondere. Affinché le cose siano chiare, io sono candidato per il Partito Democratico al Consiglio regionale abruzzese, quindi di questo mi assumo l'orgoglio, l'onore e anche il piacere di farlo. Quindi noi siamo ufficialmente persone che fanno alla gente proposte differenti. Tanto per non andare troppo su... io dico la questione della Presidenza della Repubblica. Allora, eccolo qui, il signore che legittimamente, tra l'altro ultimamente è difficile trovare dei bibini orgogliosi, lui invece è orgoglioso di essere un bibino. E questa cosa mi resta. Io le vorrei chiedere però cortesemente, lo so che forse delle domande qualcuno dice che la politica è complessa. Esatto, io le vorrei chiedere, però mi risponda. Lei è favorevole o contrario alla legge sul conflitto di interessi? Il suo partito è contrario. Lei è favorevole o contrario alla legge anticorruzione? Io sono assolutamente favorevole. Non è vero, no? Il suo partito è contrario. Vada, ho votato io. Lei è favorevole o contrario alla legge?